Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, io sono Daniele Tartaglia e sono uno youtuber con la passione del fai da te. Oggi tratteremo un argomento veramente interessante ma soprattutto completamente in italiano. Vi farò conoscere delle semplici tecniche per la modellazione del polimetilmetacrilato oppure comunemente chiamato dai noi italiani il plexiglass. Ma prima di scoprire le tecniche della lavorazione del plexiglass vorrei ringraziare il brand di questo video che è Pattex. Conosceremo la linea Pattex Crocodile, 5 prodotti utilissimi per le riparazioni e il fai da te. Andiamoli subito a vedere. Ci troviamo spesso davanti a queste situazioni, cercare il modo di riparare come in questo caso il manico di una tazza. Ecco che ci viene in aiuto la potentissima colla istantanea Pattex. Bastano pochissime gocce, naturalmente le due unità dovranno accoppiarsi perfettamente. Fate un po' di pressione, in pochissimi secondi la riparazione è stata fatta. La colla liquida trasparente assicura un'applicazione facile e pulita su molte superfici. Grazie al tappo antigocce eviterete il seccarsi della colla. Ecco un altro prodotto validissimo, la colla vinilica per legno Pattex. Quella più usata nel mondo della falegnameria, ma non solo, che useremo per realizzare una scatoletta in legno nella maniera più semplice. Basterà un po' di colla per fissare il tutto e un bel morsetto perché le due parti a contatto dovranno essere ben strette. Basteranno pochi minuti per avere già una presa e possiamo fissare anche la tavoletta di fondo. Anche qua, morsetto in pochi minuti, abbiamo costruito una scatoletta portaminuterie a costo zero. La colla forte per legno è idroresistente, adatta ad uso interno ed esterno, e regala una finitura naturale al legno ed assicura sempre incollaggi di qualità. Questa è una situazione che richiede un collante molto potente, si tratta della colla bicomponente possidica Pattex, dotata di due speciali beccucci usa e getta che permettono al momento della fuoriuscita del collante di miscelare i due prodotti in modo uniforme. Mettiamone una moderata quantità sulla superficie interessata e incolliamo il pezzetto di plastica rotto. Attendete 24 ore come da istruzioni e la riparazione è andata a buon fine. Assicura fissaggi di alta qualità e di lunga durata, sia all'interno che all'esterno, con un risultato resistente anche a forti condizioni climatiche. Ma se vogliamo avere invece una via di mezzo, più forte della vinilica ma a monocomponente, ecco la colla universale Pattex, permette di incollare tra di loro diversi materiali. Costruiremo con due scarti una squadretta facile facile e nello stesso tempo troviamo anche gomma sul legno. Applicheremo un po' di collante su tavoletta e anche qua morsetto per una resa finale migliore. Fate attendere qualche ora e vediamo il risultato. Bene, gomma e legno sono incollate e adesso abbiamo anche la nostra squadretta che potrà tornarci utile per molte applicazioni. Assicura incollaggi forti sia su materiali flessibili che su quelli rigidi, persino su materiali difficili come la pelle. Asciuga in fretta e garantisce incollaggi di qualità anche in condizioni difficili, con tenuta finale entro 24 ore. Per concludere, il nastro Pattex è anche comunemente chiamato silver tape. Molto facile da tagliare a mani nude, ma al contrario, se tirato in senso longitudinale, potentissimo e resistente a forti stress. Per farvi capire quanto è potente il suo collante, prova a sollevare un avvitatore da diversi chilogrammi solo con una piccolissima superficie di contatto. Proviamo adesso ad unire un tubo in PVC utilizzando questo speciale nastro. Anche per un'applicazione così elementare potete rendervi conto delle sue eccellenti qualità, resistenza, super incollaggio, facilità di utilizzo. Naturalmente è solo un esempio applicativo, le soluzioni di utilizzo sono infinite. Esiste anche il modello Black, stesse identiche caratteristiche ma solo di colorazione differente. Il nastro Pattex è anche impermeabile, utile per esempio per la riparazione temporanea delle selle dei vostri scooter. Insomma, il nastro più potente e professionale che abbia mai visto. In descrizione sotto al video troverete il link di questi 5 prodotti della linea Pattex Crocodile. Tagliare il plexiglass è possibile, ma in che modo? Proviamo con questa lastra di plexiglass a basso spessore che potete trovare in qualsiasi brico. Prima cosa da fare è tracciare con un pennarello la linea di taglio come riferimento visivo. Il mio consiglio è quello di usare una lama nuova del vostro taglierino o cutter e adesso vi spiego il motivo. Mi raccomando, sono preferibili le lame lunghe con segmenti pretagliati. Ecco fatto, per non sbagliare tagliamo via il primo segmento che ha quasi sempre la punta compromessa. Adesso possiamo usare una riga per iniziare il taglio, ma attenzione, la riga potrebbe muoversi. Ecco un altro consiglio che vi aiuterà ad essere più precisi. Usare del nastro biadesivo come fermo, in modo che la riga non abbia spostamenti involontari che potrebbero rovinare il vostro foglio di plexiglass durante la fase di taglio. Bastano due piccoli pezzettini per avere la vostra riga completamente bloccata. Ma ecco un altro consiglio.
Cercate di portare la parte terminale del taglio a fine tavolo, in modo che la lama possa scendere in basso da permettere un taglio completo, ma soprattutto eviterete di tagliare il vostro piano di lavoro scrivania. Mi raccomando, la lama deve essere più corta possibile per evitare che si spezzi, ma non troppo, insomma, il giusto. Le dita mai sulla lama, occhio perché bisognerà fare molta pressione. Allora, per il primo taglio è consigliato tenere l'inclinazione della lama rivolta verso l'interno, in modo che non esca dalla linea di taglio. Per le prime passate fate una leggerissima pressione in modo da poter controllare la lama nella sua direzione. Una volta creato il solco, potete rimuovere la riga e fissare il foglio di plexiglass con un morsetto. Adesso sì che potete aumentare la pressione e potete usare la lama dritta, visto che ormai il solco è stato creato. Passate più volte fino a superare la metà dello spessore. Posizionate il taglio del foglio in linea con la vostra scrivania e vi accorgerete che con una minima pressione il plexiglass si dividerà. Perfetto, adesso passiamo alle maniere forti. Proviamo a tagliare un foglio di plexiglass di uno spessore più alto. Sarà possibile sempre utilizzando un cutter? Io dico di sì, vediamo come. Da 2 mm siamo passati a 3,5, ma la tecnica rimane sempre quella, se non avete naturalmente elettroutensili dedicati. Stesso identico procedimento, lama ben affilata, né troppo lunga né troppo corta e via di taglio. Beh, ma allora perché vi sto facendo vedere la stessa tecnica mostrata in precedenza? Semplice, innanzitutto per spessori così importanti bisogna adottare una tecnica diversiva, per fare penetrare meglio la punta della lama, per entrare ancora più in profondità. Basta aumentare l'angolo di inclinazione in modo che la lama possa raggiungere almeno la metà. Ma non finisce qua. Raggiunta la metà più o meno su tutta la linea, dovete capovolgere il foglio e ripetere l'operazione. Cosa molto importante, il taglio dall'altro lato deve essere perpendicolare all'altro taglio, altrimenti vi ritroverete una divisione inclinata o mai riuscita. Ok, ci siamo, ma prima altro suggerimento. Siccome non abbiamo la certezza che i due tagli più o meno siano perfetti e vicini, usate un profilato di alluminio o anche una tavoletta di legno per bloccare la parte più corta. I due morsetti serviranno per bloccare il tutto, guardate adesso. Taglio perfetto. Adesso vi insegno un'altra cosetta simpatica, ma per piacere, evitate di mettere in morsa senza usare materiale morbido di contatto. Una mascherina usata potrebbe anche andare bene, visto che dovete solamente fermarlo, oppure va benissimo anche dell'alluminio, meglio ancora. Il trucchetto è il seguente. Usate sempre la lama del vostro taglierino per livellare e affinare la parte tagliata. In questo modo asporterete la parte che non è stata tagliata, ma spezzata. Per essere stato un taglio effettuato con un cutter, mi sembra che sia venuto un buon lavoro. Ma ci sono altre soluzioni di taglio oltre a quella che vi ho mostrato? Ma certo, il seghetto alternativo mi sembra l'ideale. Ma anche qua bisogna fare attenzione. Prima di tutto usare una lama appropriata. Certamente non a denti molto grandi come questa, ma una più o meno dedicata. Se il vostro seghetto possiede la velocità dei giri, impostatelo al minimo. Io vi suggerisco di usare del nastro carta sulla linea da tagliare, non solo per avere una linea molto più marcata, ma anche per una questione di riduzione schegge. Posizionate la linea di taglio più vicina possibile ad una superficie di appoggio per ridurre le vibrazioni e disabilitate la funzione oscillazione che quasi tutti i seghetti alternativi possiedono. Guardate il basso numero dei giri? Notate niente? Non vedete che il plexiglass non si è fuso? E vi pare poco? Continuiamo il nostro taglio, magari cercate di spingere il seghetto contro la linea guida ed ecco il risultato finale. Assolutamente perfetto, niente sbavature o linee sporche. Lo so che non tutti i seghetti alternativi hanno la regolazione del numero dei giri, ma ecco una soluzione anche per voi amanti della massima velocità. Prendete una bottiglietta vuota e fate un piccolissimo forellino sul tappo. Riempitela d'acqua o emulsionatela con olio da taglio e usatela come sistema di raffreddamento fai da te. Come noterete, siamo al massimo del numero dei giri, ma con l'acqua sulla lama durante il taglio impedirà al plexiglass di raggiungere il punto di fusione.
Sicuramente farete prima tagliare il vostro pezzo, ma attenzione a non sporcare troppo, oppure state attenti a non buttare acqua dove non dovrebbe andare. Avete visto la differenza? Guardate il taglio com'è lucido. Indubbiamente è la soluzione che preferisco. Adesso vi faccio vedere cosa succede a tagliare ad alto numero di giri senza usare acqua. Avete visto che porcheria? Guardate invece con taglia d'acqua. Beh, la differenza è tanta. Ragazzi, dovete sapere che plexiglass o polimetilmetacrilato o PMMA è una materia plastica formata da polimeri, quindi a certe temperature si fonde. Vedete? Scrivete nei commenti se vi è capitata questa cosa. Confronto con acqua e senza? Beh, fate voi. Dai, adesso viene la parte più interessante. Ma si può piegare o modellare il plexiglass? Sì che si può fare, ed è anche molto semplice, ma soprattutto divertente. Ma come? Allora, io faccio così. Prendo una tavoletta di legno e costruisco una specie di morsetta. Infilo all'interno il pezzetto da piegare e poi lo vado a bloccare. Naturalmente lasciando la linea di taglio a filo con la tavoletta. Attraverso una pistola d'aria calda vado a riscaldare uniformemente la linea di piegatura, sia nella parte alta sia nella parte bassa. Per avere una curvatura lineare utilizzate uno spessore tra legno e plexiglass, altrimenti ritroverete una piegatura anomala o mal riuscita. Non male, ma si può fare meglio. Cercate di tagliare ad angolo la tavoletta in modo che la piegatura possa prendere quella forma. Avete notato che non ho usato nessun materiale tra legno e plexiglass? Questo perché il taglio ha permesso al polimetilmetacrilato di piegarsi in modo molto più naturale. Fine ragazzi, le immagini che state vedendo adesso sono state prese dai miei vecchi video. Come vedete vi insegno quello che ho imparato negli anni, ma soprattutto tecniche che utilizzo io personalmente. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se amate il fai da te, perché è ricco di tutorials, recensioni, ma soprattutto di certi fai da te e molto interessanti. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video, ma prima di arrivare ai saluti vorrei parlarvi di qualche curiosità riguardo al polimetilmetacrilato, un nome abbastanza difficile, articolato da pronunciare, ma di nomi il polimetilmetacrilato ne ha diversi, come acrilite, oroglass, altoglass, eccetera, insomma di nome ne ha tantissimi. Poi, come avete visto nel video, il plexiglass è modellabile, quindi a temperature di 110 gradi è possibile modificarlo, piegarlo, insomma, avete visto nel video. Però attenzione, perché a temperature sopra i 460 gradi centigradi brucia, producendo acqua e anidride carbonica, quindi fate molta attenzione. Poi, lo sapevate che il plexiglass è più trasparente alla luce visibile rispetto al vetro? Tipo 0,93 per il plexiglass e 0,8-0,9 per il vetro? Poi addirittura il polimetilmetacrilato o plexiglass è usato anche in ortopedia, quindi in ambito medico, per rimodellare parti di osso perdute o riparare persino vertebre fratturate, da qui il nome vertebroplastica. Per concludere, il PMMA, proprio grazie alla sua elevata conducibilità alla luce, è utilizzato spesso per la produzione di fibre ottiche. Insomma, un materiale molto flessibile dalle mille applicazioni. Io vi saluto, ma prima vorrei ringraziare il brand Patex e la linea Patex Crocodile, questi 5 prodotti che avete visto all'inizio. Mi raccomando ragazzi, se vi piace i contenuti dei miei video andateli a guardare, ma soprattutto iscrivetevi, abilitate la campanellina così almeno avrete la notifica di quando io pubblicherò un video, così almeno non ve lo perdete, ma soprattutto condividete perché l'informazione è molto importante. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi abbia accompagnato fino alla fine e noi ci rivedremo molto presto. Grazie ancora ragazzi a tutti e niente, come dico sempre, buona continuazione.